stiamo girando così. Voi venite solitamente? Sì. Da dove venite? Da Milano. Mi piace, è tanti anni che ci vengo, mi piace. Ma lei da dove viene? Da Camogli. E cosa va a trovare, vuole cercare? Delle cose artigianali. Ah, per le piante? Sì, da metterci una pianta sopra. Cosa vi aspettate? Ecco, ci sono dei bei banchi e venditori col microfono che ogni volta che passi senti qualcosa di diverso. È bello, l'atmosfera della fiera è bella. Sì. Questo è un prodotto che in un attimo pulisce tutto. Lo lasciamo agire 3 secondi e a questo punto, come vedete, il prodotto sgrassa, porta via tutto. La differenza è questa. Sono Emiliano. Beh, mai venuto qua per la fiera? No, abbiamo l'appartamento qua. Si trova bene però sulla fiera. Benissimo. Però non ho trovato la fiera dell'agricoltura. E guardi, è dall'altra parte. Ci andiamo insieme. Siamo in mezzo a queste limoni, belle piante. Limoni, guarda qua, ai limoni. Abbiamo portato la Sicilia a Chiavari. Qua siamo nell'uva. Siamo nell'uva, sì. Sono viti. Che qualità vendete? Qua vendono tutte le qualità del mondo. Cosa hai comprato? Ho comprato un po' di semenze di qualità orticole, ho comprato del filo per il decespugliatore. Sono bene, siamo qua, stamattina abbiamo detto c'è il vento, ma però non c'è. Zio Giulias che ha detto troppo vento, così fai attento, senza gazebo, senza niente, ma però speriamo... ci va bene anche domani, dai. Prendo il panino, lo preparo. Veniamo a Chiavari per portare la nostra porchetta umbra, che è favolosa. Umbria, quando siete partiti? Noi siamo partiti martedì perché abbiamo fatto Modena, poi ieri siamo partiti da Modena, siamo venuti qua a Chiavari e siamo 2 giorni qua. Dicono che sei il mago della porchetta. Ci proviamo, dai. Questi sono maiali nostri allo stato brado e facciamo delle spezie proprio naturali, è molto buona, i cittadini di Chiavari ci rispondono bene, diciamo, dai.